Arriva dal 1° gennaio per far bene il nuovo direttore sanitario Angelo Muraglia. Arriva dalla regione conoscendo già i problemi della ASL di Teramo. Il neo direttore spiega la sua posizione in merito al punto nascita di Atri. Con la consapevolezza di far bene laddove c'è da fare e naturalmente di mettermi a servizio della comunità. E già con un primo problema, il punto nascita di Atri. Già con un primo problema del punto nascita di Atri, che sicuramente vedremo come risolvere questa situazione, anche se io ho sempre sostenuto che si accompagnano i percorsi, si accompagnano, perché bisogna far capire determinate situazioni e anche così sconfiggere alcuni luoghi comuni, per esempio quello che dice che laddove i volumi di prestazioni sono inferiori a degli standard non c'è sicurezza. Questo è un luogo comune che io sinceramente smentisco, anche perché non ci sono lavori scientifici di evidenza che dicono praticamente che laddove ci sono i volumi di prestazioni inferiori c'è anche minore sicurezza. Questo non è assolutamente vero dal punto di vista scientifico. E da sorpresa è stato nominato anche il direttore amministrativo dell'ASL di Teramo. Grande emozione da parte sua. Beh, per forza, noi non sapevo nulla, non hanno fatto trapelare nulla e me l'hanno detto. In questo momento è un momento abbastanza forte e delicato per me, cioè nel senso che non sapendo nulla mi hanno colto di sorpresa con un'emotività fortissima, capito? Adesso bisogna, come possiamo, riprendere i sensi per cominciare a rendersi conto della realtà che andremo a vivere. Ecco, i suoi primi impegni quindi da direttore amministrativo in atteso, quali saranno? Quelli di lavorare insieme al direttore in base a quelle disposizioni che ci dirà il direttore per far sì che l'azienda possa cominciare a decollare, a darsi una identità ben precisa. La ASL non ha problemi di spending review? No, abbiamo lì, possiamo dire che abbiamo lavorato bene, i ragazzi dell'ABS, dell'Acquisizione Beni e Servizi stanno lavorando bene per far sì per riallineare tutti i contratti e per portare avanti tutte le procedure che bisogna svolgere per la gestione aziendale.